Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video qui su Minecraft. Allora, ci troviamo proprio sotto il mo spawner di scheletri. Come potete ben vedere, sono andato un po' avanti con l'esperienza, diciamo, e come potete vedere il risultato delle mie spade, diciamo che sì, siamo un po' messi un po' così, un po' male al momento. Siamo messi un po' male. Comunque, prima di continuare con il gameplay, io vi ricordo di iscrivervi al canale. Se non sono iscritti, 1.000 like, commentate, condividete. Giù in descrizione tutti i link per seguirmi e supportarmi. E vi ringrazio. Allora, l'obiettivo di oggi, intanto, il primo è fare le librerie e si è rotta la spada. Bene. Ma stiamo rompendo anche questa, comunque. Non posso farci niente. Primo fail di giornata, ma la serie qua è da un po' che mi sta sfuggendo di mano. Perfetto. Ok, molto bene. Basta, possiamo tornare su. Danni ormai ne ho fatti anche abbastanza di danni. Molto bene. Ok, andiamo fuori. Perfetto. Allora, che si fa di bello oggi? Beh, innanzitutto voglio creare le librerie, perché finché stavo lì a farmare un po' di esperienza mi sono dato da fare con le mucche. In teoria dovrei avere abbastanza cuoio, pelle per finire completamente le librerie, e anche abbastanza carne da zucchero per completare l'enchantment per arrivare a 30, in teoria, poi si vedrà. L'obiettivo principale è trovare fortuna per un piccone, per i diamanti, tutto lì. Almeno recupero il massimo che posso dai diamanti, quelli che ho trovato naturalmente. Per cui adesso intanto dormo e poi sistemo i danni che ho già fatto, perché ho già perso una spada. Ok, allora vale la pena di... allora, il cuoio, eccolo qua. Sì, però ho solo 6 lapislazzoli, perché ho fatto forse qualcosa. Vabbè, una intanto me la prendo, ne facciamo un'altra per aggiustare quella che si sta per rompere. Affilatezza 1, ma anche no. Flagello degli antropodi potrebbe andare bene per, credo, i ragni. Efficienza 2. Sì, ma devo fare le librerie prima, zio. Zio mio, zio. Allora, dovrebbe esserci canne da zucchero qua. Perfetto. Poi ne devo fare 10. Ne devo fare 10. 59 libri? No, 59 libri sono troppi. 30 libri dovrebbero essere per 10 librerie, giusto? E ora facciamo 36 libri e queste 10 librerie. 5 solo? Perché mi manca legno? Sì, 10 librerie. Allora, la carta possiamo metterla qua, che non serve. Poi il cuoio era qua, se non sbaglio. Vediamo un attimo se riusciamo ad arrivare. Ok. Tocco di velluto. E questo tocco di velluto sta cominciando a dare sui nervi, però. Saccheggio 2. Saccheggio 2, visto che l'abbiamo perso. Prima avevamo saccheggio 1. Però sarebbe il caso di farlo su una spada in diamante.
allora facciamo così. Sacrifichiamo, cominciamo a recuperare un po' di diamanti. Perché se no, non andiamo tanto avanti. Come potete vedere, abbiamo sempre i nostri amichetti qua, quelli che ci vogliono danneggiare. Ora, è pericoloso perché abbiamo un villaggio lì vicino e non vorrei mai che... meglio far così, scusate. Ho capito tutto, però proviamo ad andare giù e vediamo anche se riesco a recuperare i lapis e recuperiamo due diamanti, proprio due di numero, in modo che possa farmi una spada. Questi li avevo già presi, vero? Sì. Qua c'erano gli slime, spero che tornino perché ne ho di bisogno. Ma servirebbe una porta invece di continuare a usare il piccone. Prendiamo due diamanti, uno e due. Così mi faccio la prima spada. Allora, piccolo pistop. Ho scavato un pochino, come potete vedere il primo piccone è andato. Ormai siamo andati. Sono andato avanti un attimo scavando, cercando cose, ma ho scavato con un piccone intero e ho solo trovato un altro giacimento di diamanti, niente di particolare. Adesso stavo andando a controllavo qua, sarà il caso di controllare qua su cosa c'è, perché ripeto, è un pochino problematica la cosa. Ok, vabbè, non c'era niente qua su. Molto bene. Vabbè, andiamo giù con calma. Che ho fatto poi? Parte il laghetto qua. Vediamo lì, vabbè. Sono andato un attimo. Ma sta cosa qua viene giù. Ok, non c'è niente, vero? È anche facile controllare. Bene. Poi ho scavato qui perché ho visto che c'è un diamante. C'è un lago di lava. Sapete dove stiamo? Dove siamo arrivati qua? Ah, però. Direi di chiudere qui intanto. Ma se riapro ricomincia? Ah no. Questa bella la posso lasciare. Lì c'è un diamante che vorrei già recuperarmi. Due. Benissimo. Peccato. Vabbè, li lascio qua perché ne avevo già per fatti miei. Molto bene, allora torniamo su, torno su e capisco come fare. Allora adesso le incantiamo con saccheggio 3, 2. E prima però devo scaricarmi. Proviamo a vedere cosa succede a incantare con saccheggio 2. Mi accontento. Saccheggio 2 e basta. Flagello degli antropodi, questo andrebbe bene. Efficienza 4. Sarebbe già una bella cosa. Allora, facciamo sto piccone con efficienza 4. Fortuna 2, molto bene. Molto bene, molto bene, molto bene. Indistruttibilità 3. Lealtà 3. Cosa vuol dire lealtà 3? So che forse serve a qualcosa lealtà 3. Però non ho più il lapislazzuli per cui.
Indistruttibilità 3, saccheggio 1, saccheggio 2, fortuna 2, adesso andiamo a prendere gli altri. Allora, fortuna 3. Ma guarda un po'. Fortuna 3 è su un piccone. Su un piccone di diamanti o anche di ferro, non importa. E mi servono i lapislazzuli però. Devo tornare giù con questo. Sì, torniamo giù e devo recuperare i lapislazzuli. Vorrei tanto provare ad andare alla ricerca dei lapislazzuli, però dovrei scendere da qua, vero? Proviamo a restare qua. E questo bisognerebbe toglierlo allora. Proviamo a restare qua e vedere cosa c'è. Però l'ultima volta che sono venuto ci ho lasciato un po' le penne. Eccoli. Mamma mia, che fatica per trovare tre lapislazzuli. No, 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 no. Mamma. Caspita, che disastro. Un altro. Ma perché toccano sempre a me ste cose? Ero morto, eh. Ero morto. Forse sarebbe il caso. Ah, però. Di andarcene da qui. Ora che ho i lapislazzuli, ci sono ancora tante zone comunque inesplorate. No, 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 no. Maledetti creeper. È esploso, comunque. Sti gran cavoli, meglio uscire da qua, non posso più permettermi. Dove è andato? Eccolo lì. Striggerati. Guardalo che è triggerato. Che problemi hai? Ottimo. Ok, bene, anche questa abbiamo portata a casa. Il problema è che io voglio andare via da qua. Quella Peppa, grazie, ha aperto il passaggio. Allora, vediamo come funziona questa cosa. Fortuna 3, un piccone di diamanti. Allora, ma sono andato giù per cosa? Scusate, per non prendere i diamanti alla fine, giusto? Sì, dovevo andare giù forse a prendermi anche i diamanti. Vabbè, un attimo. Allora, conviene andare a prendere questi, così me li tolgo già dai pensieri. Allora, vediamo quanti me ne danno. Erano 3, avevo fortuna 2 e me ne ha dati 4. Vabbè. Allora, rieccomi, creiamo il mega piccone, eccolo qua. Andiamo all'incantamandu. E ci spariamo su fortuna
Fortuna 3. Bellissimo. Peccato, ha solo fortuna 3. Un archetto cosa mi dà? Indistruttibilità 3. Fortuna 3. Ancora. Fortuna 3, però no. Indistruttibilità 2. Non mi interessa al momento. Non so se indistruttibilità sull'arco potrebbe andare, però un'ipotetica corazza protezione dai proiettili sarebbe da fare. Sono tutti bei incantamenti, però sono singoli, il che mi porta a pensare che se andiamo a filatrezza 3 sia il, penso sia il massimo. Poi qua in fondo, allora, questi sono i primi. Fortuna 3, giusto? Ne ho già uno. Questi sono 1, 2, 3 e 4. Da 4 diamanti me ne ha dati 13, 12. Ora non so... se qua ce n'è... no. No, no. Prima di andare di là andiamo di qua dove ho fatto lo scavo, quello di un picchio, mangiato fuori un piccone intero. E gli unici diamanti che ho trovato sono stati questi. Eccoli qua, sono tre. 1, 2, 3, 4, 5. Allora ne avevo 13. Fortuna 3 devo dire che mi sta aiutando. Abbiamo già un'armatura, credo, con tutti questi diamanti qua. Ottimo. Forse sarebbe il caso di togliere anche le torce, ma vabbè, tanto sappiamo, tanto so che li ho già evasi tutti. Di qua. Allora, aspettate perché la redstone mi dà l'esperienza, me ne servirà abbastanza. Di qua no. Quassù ce n'è uno. 26. Sì. 26. 1, 2, 3, 4. Qua c'è il Daniel 26, qua c'è lo spawner di Zeptobia, vabbè non mi interessa, e qua siamo a posto. Qua, benissimo, 34, 1, 2, 3, 4, 5, 11 me ne ha dati. Qua non c'è altro, vero? No, perché... eccoli. Perché non sono segnati? Dove sono qua, scusate? Che strano. Mi sono perso. In teoria dovrebbe essere segnata la via. Brutta cosa. Allora, torno indietro, vediamo dove sbuco da qua, perché 1 e 2, 52, però strano sbuco da qua, vado di là, mi sto un attimo perdendo, 2, 3, 4, abbiamo quasi uno stack di diamanti. Diciamo che la ricerca che ho perso qua e adesso mi serve. Ah, di qua e di là, vabbè. Basta, vero? Uno stack e due diamanti. E ormai è l'alba, per cui... dormo per accorciare i tempi soltanto. Ok, allora piccone, e ne facciamo un altro di fortuna 3, tanto ormai
Non mi cambia. Fortuna 3. Fortuna 3, efficienza 4. Interessantissimo comunque, eh. Fragello, anatema, qua sono cose che poi non conosco. Atterraggio morbido, interessante. Potenza 4, vai sull'arco. Bellissimo questo, eh. In manca solo infinità e non c'è altro da dire. Contraccolpo. Tiro multiplo. Cos'è tiro multiplo, scusate? Niente, quello lì serviva solo per le balestre, ma ora noi abbiamo l'arco carino, dovrebbe far fiamma. Sì, molto bene. Certo che se metto un po' di materia a cucinare, forse poi andrò avanti anche con la casa. E allora facciamo la corazza, la testina, i gambali e gli stivali. Quindi abbiamo tutta l'armor inimmaginabile. Protezione 3, respirazione 2 è buona. Respirazione 2 è molto buona. Protezione dal fuoco. Volevo vedere se con un altro arco mi dava infinità. Potenza 3. Questa potenza 4, figurati. Qua l'armatura ormai è andata. Potrei un attimo andare giù e verificare con un po' di livelli se riusciamo a far qualcosa in più. Beh, innanzitutto uno di questi lo mettiamo giù. Atterraggio morbido sarebbe una bella cosa. La canna da pesca cosa mi dai? Perché ho visto che la canna da pesca è molto utile, eh? Esca 1. Cosa che mi dava sugli stivaletti? Protezione, indistruttibilità, no, l'elmo, respirazione 2. Proviamo ad andare a fare l'elmo. Andiamo a fare un livello, ma devo aggiustare la spada però. E mi costa quanto? 3 livelli. Beh, per il momento posso usare anche quella di diamante. Anzi, facciamo un'altra spada di diamante. Ok, leccia di diamante. E basta. Vediamo cosa mi danno loro due. Affilatezza 3, sarebbe bello affilatezza 3. Efficienza 3 anche. Allora, proviamo a fare un paio di livelli. Allora, sono a buon punto ormai. Forse questa è l'ultima scorpacciata, diciamo. Come sempre aspetto che arrivino al limite del blocco, perché sapete che nel blocco possono starci un tot di entità e poi cominciano a prendere danno, per cui utilizzo anche meno la spada. Perfetto, posto. Vorrei qualcosa del tipo protezione dalle esplosioni per i creeper e affinità all'acqua o qualcosa del genere, insomma. Arriviamo sempre che spunta il sole. Vabbè, non importa. Noi andiamo giù direttamente a sto punto, tanto ormai una porticina qua mai, vero? Allora, esca 1, anche no. Affilatezza 3 abbiamo detto, ma volevo fare forse l'elmo con affinità all'acqua e mi porta via due livelli. Potenza 3 non mi serve. Abbiamo l'accetta con efficienza 3. Spine
Anche spine sarebbe bello. Vabbè, facciamo affinità all'acqua. No, respirazione, scusate. Respirazione 2. E vabbè. Spine 3. Protezione delle esplosioni 2. Indistruttibilità 2, 3. Protezione 2, fortuna 2, però io non ho un piccone con efficienza. Efficienza, vorrei un piccone fatto bene. So che sto un po' buttando via i diamanti, però la situazione dello scavare è un po' efficienza, sì. E fortuna 3, vabbè, non cambia una mazza. Efficienza 4, efficienza 4 con 17 di efficienza, possiamo fortuna 5, efficienza 5 con fortuna 3. Atterraggio morbido. Assolutamente. Indistruttibilità 3, non so se posso andare bene su una spada. Efficienza 4. Spine 1. Esca 1. Esca 2. Affilatezza, efficienza 4. Potenza 4, con potenza 4 mi dà potenza 5. Però vorrei infinità. Non so, indistruttibilità 3. Ma sì, buttacela su. Efficienza, vabbè. Protezione dalle esplosioni, la corazza. Andiamo a fare un po' di live. Andiamo avanti così oggi. Vado a farmi un po' di livelli, poi uniamo le cose. Allora, ci siamo. Vabbè, quello spero non dia problemi. Ci sono un po' di esseri che rompono i maroni, ma non dovrebbe essere un problema. Ok, a parte il nostro amichetto nero, ma per il resto va ben così. Allora, abbiamo detto che c'era protezione delle esplosioni e un'efficienza. Sì. Non è che dia molto di più, comunque. Protezione dai proiettili. Facciamo anche questo. Ok. Così è tutta incantata l'armatura. Potenza 1 non mi serve. Efficienza 2, potrei fare un'efficienza 2 sull'ascia. Fragello delle ma non lo so. Facciamo un'efficienza 2 qua, tanto. Protezione. Potenza. Lama sferzante, affilatezza 2. Lama sferzante. Facciamo l'affilatezza e dopo la mettiamo assieme. Togliamoci l'armatura e mettiamo un po' a posto l'inventario. E fortuna 3, efficienza 4. Fortuna 3, efficienza 4. Fortuna 3, fortuna 2, efficienza 4. Questo lo mettiamo qua, questo lo lasciamo qua, questo non mi serve più, abbiamo questo, e questo è rotto, questo ok, i diamanti li poggiamo, i lapislazzuli pure, i libri, le casse, poi ho trovato un arco con potenza 1. Una canna da pesca. Ci abbiamo un po' di strafanterie comunque. Allora,
e abbiamo tutta la corazza full. E indistruttibilità adesso allora dobbiamo mettere assieme queste due qua, fortuna 3, fortuna 2 non mi interessa. Le tre spade, atterraggio morbido 2 e noi abbiamo il 3. Vabbè. Ripristino, non ho fatto altro, credo che andiamo a mettere a posto la spada per prima cosa, saccheggio e indistruttibilità. Vabbè, saccheggio e indistruttibilità. E affilatezza, così me ne faccio una buona. Questa non mi serve più. E questo... Devo un attimo... Fortuna 3, efficienza 4. Comunque qua siamo full respirazione, protezione breve e atterraggio morbido. Fatemi sapere voi cosa potrei fare con un'armatura adatta e diciamo potrei fare anche qualcosa in più. E nel gameplay prossimo spero di trovare qualcosa da... vediamo un attimo se riesco ad andare avanti, magari vado a vedermi qualche spawner come fare per sistemare le cose. Qua abbiamo un po' di... Bene, comunque io vi, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su di 1.000.000 like, commentate, condividete e giù in descrizione tutti i link per seguirmi e supportarmi. Vorrei andare avanti anche con la casa qua, almeno tirar sul primo piano, però forse mi serviva la volevo farmi, eccola qua. Mi serve un pezzo di ferro per farmi quell'affarino lì. Eccola. Scusate, eccola qua. Questa mi è utilissima. Però volevo metterla sopra qualcosa qua e la mettiamo qua sopra. Perché questa non mi dà niente, questa mi dà dei blocchi carini da con cui io posso fare qualcosa. Andesite profonda cotta però non mi dà niente, mentre questa vediamo se mi dà un bel po' di blocchi. Andesite piastrelle di andesite profonda, mattoni e andesite profonda levigata. Voglio un attimo vederle. Mattoni, non sarebbe male fare un paio di stack di questi per fare la casa. Allora facciamo mattoni, piastrelle, mattoni, tutti i mattoni. Dopo, allora voglio vedere questo, se è andesite profonda levigata e andesite profonda cesellata. Non sarebbe tipo malvagio fare qualcosa del genere? Sì, una robetta più o meno del genere, vedete? Sì, adesso non è che sia il top dei top, comunque. Bisognerebbe capire un attimo come fare il tutto. Sì, un po' e un po' così. Esatto, vado da rompere un po' lo schema. All'interno non mi interessa, però magari ecco qua, non è cattiva come idea. Devo un attimo anch'io capire come poter fare una cosa del genere, forse
Se diciamo che in blocco, forse userei un blocco più più diciamo più chiaro. Magari ottimo, così vediamo un attimo come funziona. Eccellente, che già ce l'avevo qua un po' di pietrisco. Qua ce ne vuole comunque di materiale, eh? Va bene. Comunque io credo che per il momento mi fermo qui. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su, dei milioni like, commentate, condividete, giù in descrizione ho tutti i link per seguirmi e supportarmi, e vi ringrazio.